presentare il libro Giovanni Pesce per non dimenticare, a cura appunto di Fabrizio Cracolici, Laura Tussi, con i contributi di Agnoletto, Bianchessi, Caraffa, Ovadia e Tiziana Pesce. Abbiamo deciso di fare questa presentazione perché domani ci sarà il 71esimo anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto, in cui i nazifascisti di fatto hanno compiuto questa strage nei confronti di 15 partigiani e li hanno esposti in Piazzale Loreto come segnale di paura, cioè per incutere paura alla popolazione milanese che si stava ribellando alla barbarie nazifascista. Noi pensiamo che sia doveroso ricordare questi fatti, sia doveroso portare avanti l'antifascismo quotidianamente, non soltanto il 25 aprile per farsi belli, ma è necessario portare avanti l'antifascismo tutto l'anno, perché l'antifascismo ha un valore fondamentale della nostra Costituzione, ha un valore fondamentale per tutti i lavoratori, tutti coloro che si sono battuti per un mondo migliore. Noi pensiamo quindi che sia doveroso ricordare, anche perché stiamo vivendo in anni tragici. Purtroppo in tutta Europa stanno riemergendo fenomeni nazifascisti, stanno prendendo anche il potere. Ungheria lo dimostra chiaramente, così come lo dimostra chiaramente anche l'Ucraina, con un golpe del febbraio dell'anno scorso in cui di fatto i nazifascisti si sono impossessati della nazione, dello Stato ucraino, e a seguito di questo golpe nazifascista, supportato dalle potenze occidentali, è scaturita anche una guerra civile nelle regioni dell'est, del sud-est ucraino. E anche in Italia purtroppo questi fenomeni stanno riemergendo. Abbiamo Salvini che è sempre in televisione. Salvini, il suo partito di fatto è un partito che porta avanti discorsi reazionari, xenofobi, tutta una serie di valori che purtroppo fanno ricordare da vicino il ventennio che ha vissuto questo paese, un ventennio tragico. E noi pensiamo che sia necessario contrastare questa deriva reazionaria, così come pensiamo che sia necessario contrastare anche tutta una serie di riforme anticostituzionali portate avanti dai vari governi, sia di centrodestra che di centrosinistra. Queste riforme stanno di fatto restringendo spazi di democrazia. Questo è un dato di fatto. Quindi concludo dicendo che bisogna ricordare non soltanto come fare un esercizio mnemonico, ma anche per portare avanti un discorso di lotta quotidiana, affinché certe cose non tornino più. Io passo la parola a Laura, che ringrazio, e ringrazio ancora tutti voi. Grazie. Fabrizio Cracolici, presidente dell'ANPI, dell'associazione di Nova Milanese, che è un paese alle porte di Milano, in provincia di Monza e Brianza. Insieme a Fabrizio Cracolici, presidente dell'ANPI di Nova Milanese, siamo referenti e promotori di un progetto istituzionale insieme alle città di Nova Milanese e Bolzano, un progetto che vede coinvolto il volontariato locale, queste due amministrazioni, ed è un grande impegno di ricerca collettivo sui temi della resistenza, dell'antifascismo, della memoria, e vuole essere un grande progetto sostanzialmente che divulghi i valori di pace, per la pace. È un progetto che ha collaborato nel 2000-2001 con la RAI, RAI Generalista, RAI National, alla realizzazione di 10 trasmissioni televisive dal titolo Testimonianze dai Lager, con nomi noti del mondo della cultura, della politica e dello spettacolo, da Monio Vaggi a Gino Strada, ad Alex Zanotelli, a Tina Anselmi, a Roberto Vecchioni, Massimo Cacciari e molti altri. Diciamo che questo progetto collabora con enti, istituti di ricerca che si occupano di pace, non violenza, diritti umani, disarmo, antimilitarismo, obiezione di coscienza alle spese militari e nucleari, come Peacelink, Telematica per la Pace, Rivista Anarchica, Unimondo, Presenza, ildialogo.org. Diciamo che questi siti si occupano di fare controcultura,
cultura, una controinformazione su queste tematiche che sono di pressante attualità. Diciamo che il nucleo fondamentale di questo progetto, del progetto per non dimenticare della città di Nova Milanese in tandem con la città di Bolzano, il nucleo di questo progetto è un archivio storico con oltre 220 videotestimonianze di ex deportati politici, deportati per motivazioni politiche nei campi di concentramento e di sterminio nazifascisti. Quindi stiamo parlando di partigiani, di obiettori, remitenti, oppositori di diverso colore politico. Diciamo che questo archivio costituisce un'autentica pietra d'angolo contro il revisionismo, il rovescismo, il negazionismo più subdolo, gli striscianti, come dicono i nostri amici Daniele Biacchessi, Vittorio Agnoletto, con cui presentiamo spesso i nostri libri. Quindi tutte queste correnti, il revisionismo, il negazionismo, il rovescismo, queste correnti di opinioni che vogliono occultare la verità su quelli che sono stati gli orrori del fascismo e del nazismo. Quindi, arrivando al dunque, questo libro nasce da questo progetto. Praticamente nell'archivio storico è stato recentemente reperito un video inedito, un video del lontano 1983 al comandante partigiano, medaglia d'oro della resistenza, medaglia d'oro al valor militare, Giovanni Pesce. Giovanni Pesce, comandante partigiano, diciamo che in collaborazione con l'AMPI di Nova Milanese e con altre associazioni culturali di impegno civile, con la stessa casa editrice, la Mimesis, è stato possibile, diciamo, restaurare questa pellicola, restaurarla, e abbiamo realizzato un DVD e un libro insieme con nomi noti del mondo della cultura che hanno direttamente conosciuto Giovanni Pesce, e sto parlando di Vittorio Agnoletto, Daniele Biacchessi, Monio Vaglia, Ketty Carrapa e la stessa figlia, Ketty Carrapa, che è qui con noi, che è stata presidente dell'associazione, che è presidente dell'associazione Memoria Storica Giovanni Pesce, e Tiziana Pesce, naturalmente la figlia di Pesce. E diciamo che questa è una grande operazione culturale, è un'intervista inedita a un uomo coraggioso, un uomo che è una fondamentale figura della storia contemporanea, un uomo che in questa video intervista parla con il cuore e ci racconta di come la resistenza ha potuto costruire la pace. Diciamo che questa video intervista Pesce racconta la sua storia in questa video intervista, racconta brevemente la sua storia. Io personalmente non ho avuto l'onore, il privilegio, diciamo, di conoscere questa figura, ma ho sempre saputo della straordinaria, di questo straordinario comandante, ho sempre saputo di questa figura. Pausa caffè.